Corso Paolo Genzanese, e allora gli applausi vanno alle Petrolane 89, Daniele Troisi, la sbarra, complimenti, con un tempo importante anche di 37 minuti 45. Com'era la gara? Davvero complimenti. Tosta. A Petrolane 89, Genzana. Daniele Troisi. Il corso del Paolo Genzanese con il Petrolane numero 66. Allora andiamo a fare i nostri complimenti, Emanuele Battaglia, Renzo Rover, Aprilia 39-24, rispetto 37-24. Allora Emanuele Battaglia 124, Vincenzo Fabassi, LB Sport Team, grande Fabò, e quarto e quinto classificato, bravo, 79, quarto classificato Andrea Todini, Fix All Around, e come è andata, raga? 79, starella, dura, dura, questi no. Complimenti a Fabrizio Bernardi. Quella dei primi 10 all'arrivo 109, Matteo Nore, piano ma arriviamo, quindi competiamo i primi 10 con Marco Quaglia, amatori top runners, Castelli Rotteni, caro Roberto, possiamo alzare il nostro tappeto musicale. Il pale Genzanese, e allora finire anche per Petrolane 105, Guido Lambona, grande campione, complimenti. All'arrivo il Petrolane 104, Daniele Perrino, Italiana Running, quindi all'arrivo 115 Alessio Zannini. Sarà Riccardo, Giulio Costantini, Firanes, Alessandro Braga, Polistica, Aprilia. Luca Pizzicanella, Atletica, Rocca di Papa, 53, Gianluigi Bianchini, Run Forever, Aprilia. All'arrivo 135, Giuseppe Dallera, Amis in corsa, Conversano. Petrolane 25, Maurizio Morosini, Vegan Power Team. Allora, alla spicciolata, un terzetto con Alberto Mattia Ferrunace, i Castelli Romani. Non ci sono i primi 20 arrivi. Ricordiamo che la gara è stata vinta da Daniele Troisi con 37-44, atleta dell'Atletica La Sbarra. Ed ora applausi per questo nuovo arrivo, l'88, Marcello del Picchia. Sotto 29, Alessandro Figurito, Runners, Ciampino. E allora la prima donna a salire sul podio. Questa nona edizione con la Gabrielli, Petrolane 67, Run Forever, Aprilia.
Bravissima. Dai Ettore! 168. Grande, bravo. Ettore Stefano Cognano, Podistica Pomezia. 44 e 26 per Pamela Gabrielli, Run Forever Aprilia.